Vuoi risparmiare sulla bolletta del gas? Scegli Valido Buscom, l'azienda gas del tuo territorio. Se hai una casa, un ufficio o un negozio, passa al mercato libero. Con Buscom avrai il gas metano al prezzo più basso. Buscom, il metano più vicino a te. Per informazioni, buscom.it o il numero verde 800 90 42 77. Botteghe in luce a Torgiano. Le eccellenze artigianali emozionano il centro storico. Dal 5 dicembre al 6 gennaio 2016 scopri il tuo Natale di qualità e bellezza tra i temporary shop che ti offrirà Torgiano. Amici dell'Italia in bicicletta, benvenuti a questo nuovo programma che vi porterà a scoprire le bellezze d'Italia a bordo di una bicicletta. Oggi inizieremo il nostro viaggio proprio qui, dall'Umbria, dal cuore verde d'Italia, ed in particolar modo oggi sono a Torgiano. E allora andiamo subito a scoprire le bellezze di questo meraviglioso borgo dell'Umbria. Ed eccoci qua con la nostra amica Tatiana Cirimbilli, assessore al turismo di Torgiano. Buongiorno, benvenuti a Torgiano. Benvenuta all'Italia in bicicletta. Allora Tatiana, parliamo un attimino di Torgiano. Torgiano è un comune pieno di ricchezze, ma intanto parliamo del suo nome, perché è un nome sulla quale si è studiato anche parecchio, no? Sì, e non ci sono voci univoche. La comune credenza è che il nome di Torgiano derivi da Torre di Giano, vista la vocazione prettamente vinicola e vitivinicola del nostro territorio. Ma Torgiano, non molti sanno che si trova sulla confluenza dei fiumi Tevere e Chiascio, e il suo nome sembra derivi proprio da questo, da Turziamnum, torre tra i due fiumi. Torgiano è un territorio un po' ameno, no? Diciamo circondato da vigneti, da oliveti, e le sue caratteristiche tipiche hanno fatto sì che insomma i suoi prodotti siano conosciuti in tutto il mondo, a partire dall'olio per poi arrivare al vino, prodotto d'eccellenza. Esattamente, Torgiano ha questa sua vocazione prettamente agricola, è nato così, è un territorio semplice ma che dà prodotti d'eccellenza, è veramente un territorio ameno dove si respira tranquillità e serenità, ma veramente alle porte dei più grandi centri dell'Umbria, e veramente è un crocevia per la visita della nostra splendida regione. E passeggiando per i vicoli di Torgiano io sono arrivato a Piazza Santa Maria perché devo incontrare un mio carissimo amico, Fabio Ferretti, che deve farci vedere delle cose molto molto belle e particolari. Ed eccoci qua nel laboratorio di Fabio Ferretti. Allora Fabio, siamo venuti a trovarti, benvenuto a Italia in bicicletta. Abbiamo visto delle cose meravigliose dentro questo laboratorio. Sì, qui noi abbiamo un riassunto della produzione di tutte le nostre aziende. Andiamo da quella più importante, più prestigiosa, che è il mercato, dove il mercato ci riconosce un dei plus importanti, che è quella del tavolo, come potete vedere. Più abbiamo fatto anche un piccolo laboratorio di ricerca dove facciamo prodotti nuovi, ad esempio il bicchiere, che è una nostra rivisitazione e nel passato non era presente. Possiamo un attimino anche osservare delle cose molto più piccole, come per esempio, visto che siamo a ridosso del Natale, ho visto delle palline per l'albero straordinarie, tutte decorate a mano.
è un elemento che porta il nostro artigianato nelle case di molti italiani. Noi stiamo risviluppando questo concetto con il tavolo che riporta, coniuga utilizzo e bellezza. Allora, ringraziamo il nostro amico Fabio e entriamo nel vivo del laboratorio con Laura Tomassini che sta dipingendo un vaso meraviglioso. Buongiorno, benvenuta all'Italia in bicicletta. Allora, in questo momento sto terminando un vaso che può essere anche interpretato come portombrello oppure come un bellissimo centotavola. Tra l'altro è un mestiere anche molto difficile perché dovete sapere, cari amici da casa, che la decorazione della ceramica non è poi così scontata, perché in realtà i colori che spesso vediamo durante la decorazione non saranno poi quelli che verranno fuori dal forno, diciamo, no? Sì, è vero. Quindi ci vuole anche un po' di immaginazione. Sì, ci vuole molta pratica, ci vuole molta pazienza. Però diciamo che se uno ha la passione, la voglia di scoprire, di interpretare, perché poi non è un copiare, ma è un'interpretazione di quello che realmente il cliente vuole. Quindi se uno riesce, poi il risultato è sicuramente sorprendente. Amici dell'Italia in bicicletta, passeggiando per le vie di Torgiano ho conosciuto un artigiano, ma un artigiano particolare, artigiano orafo, che prendendo spunto dalla lavorazione dei metalli preziosi, così come li lavoravano gli Etruschi, lui ne ha fatto un vero e proprio mestiere. Venite con me che ve lo porto a conoscere. È permesso? Eccoci qua con Ulderico Giuseppe Pettorossi, grande artigiano orafo. A cosa stai lavorando oggi? Dunque, adesso sto producendo dei fili che si chiamano fili da striscia ritorta, ossia sono una tipologia dei fili prodotti in antico che hanno una differenza sostanziale, non sono prodotti da trafila moderna ma appunto da una piccola strisciolina ritorta che viene girata in maniera elicoidale in questo modo per produrre dei fili fino a chiudersi, appunto per produrre dei fili in questo modo qui, e sono leggermente vuoti, hanno una cavità, possono avere delle cavità, rimane della cavità, praticamente il filo vuoto, però deve chiudersi del tutto. Allora, Ulderico Giuseppe è uno degli artigiani di Torgiano che ancora oggi mantiene la sua bottega anche come attività diciamo regolare, no? Nel senso che tu fai assistenza anche Sì, produco, cioè faccio servizi quindi come dalle piccole riparazioni, e faccio gioielleria contemporanea, moderna e soprattutto su ordinazione. La mia caratteristica in contemporanea a questa normale attività di orafo è appunto di produrre dei gioielli che si ispirano all'oreficeria etrusca utilizzando le tecniche originali. Ecco, quali sono le richieste più particolari che ti sono state fatte in questi ultimi tempi? Sicuramente cose personali, cioè mi vengono chieste degli oggetti che sono appunto, che sono il frutto del gusto e del piacere del cliente, chiaramente sempre, come dire, accompagnati da me, perché poi dopo ci sono delle problemi, insomma ci sono delle modalità di realizzazione, quindi io consiglio poi ai clienti per come realizzare un oggetto, e quindi è un, come dire, un oggetto creato in due, uno da una parte l'artigiano, dall'altra parte il committente, e lì poi subentra l'artisticità e la creatività. Certamente, come dire, le persone devono essere un po' accompagnate nelle loro idee, molte volte ecco si riescono ad ottenere dei gioielli e delle realizzazioni che vanno anche incontro alla, come dire, alla spesa che le persone vogliono fare, ai budget che hanno, diciamo. Allora, da oggi sapete che Torgiano è in grado di farvi tornare
indietro nel tempo, grazie anche a loro degli Etruschi. Grazie a voi. Allora, per parlare dell'artigianato di Torgiano, io ho qui una nostra cara amica, Maria Antonietta Capuccella, che è presidente dell'associazione Vivi Torgiano, che tutela un po' l'artigianato del centro storico e le iniziative commerciali, giusto? Praticamente Vivi Torgiano nasce su input di Confcommercio Perugia e è stato un progetto pilota per incentivare nei centri storici i centri commerciali naturali, un po' in antitesi coi centri commerciali artificiali. Chiaramente non vogliamo essere centri commerciali artificiali e proprio per questo andiamo a privilegiare quello che sono le tipicità e l'artigianalità del luogo. E tanto è che in questo frangente stiamo elaborando insieme a Confcommercio, Confartigianato e CNA un progetto di start-up per nuove aziende, proprio per incrementare questa presenza nei centri storici. Per provare questa nuova iniziativa, nel mese di dicembre, in collaborazione con l'amministrazione comunale, apriremo dei temporary shop, proprio invitando le attività artigianali del luogo a mettersi in mostra. L'apertura sarà sabato 5 dicembre e i temporary shop chiuderanno il 6 gennaio, proprio tutto il periodo natalizio. Avranno anche l'opportunità di fare dei regali non convenzionali, no? Legati a quello che è in questo momento il succo del commercio, magari riscoprendo cose che uno ha un po' perduto. E io, Maria Antonietta, riprendo la mia bicicletta e proseguo il mio viaggio per le vie di Torgiano. Parlando di temporary shop, come dicevamo prima con la nostra amica Maria Antonietta, mi viene in mente Antonio Pierini, un grande ceramista qui di Torgiano e soprattutto della sua arte delle terrecotte. È l'Italia in bicicletta! Eccoci qui all'interno del laboratorio di Antonio. Come vedete siamo circondati da lavori fatti di terracotta, ancora in attesa di essere messi in forno per poi avere come risultato il biscotto, così chiamato in termine tecnico. Ecco il nostro Antonio che sta lavorando al tornio. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un oggetto che servirà poi per versare il vino, una brocca da vino. Al momento non c'è più nessuno che riesce ad imparare questo lavoro, anche perché richiede una manualità e nel tempo, per poter arrivare a un certo livello, occorrono mesi e soprammesi. Si va più al concreto che magari a mantenere certe tradizioni che potevano tramandarsi. Più diretti al guadagno, diciamo. Qualche decina di anni fa. Lei sarà uno di quelli che saranno presenti alle botteghe del Temporary Shop a Torgiano prossimamente, nei prossimi giorni, e ci auguriamo che questa sua presenza magari possa invogliare le nuove generazioni alla riscoperta di un antico mestiere. Lo speriamo. E dovete sapere che Torgiano non è soltanto artigianato, storia, cultura e quant'altro, ma è anche iniziative molto molto interessanti come quelle dei vinarelli, e noi siamo venuti qui per incontrare un nostro amico responsabile della Proloco. E noi siamo qui con Rolando Torresi, rappresentante della Proloco di Torgiano, e siamo circondati letteralmente da opere d'arte molto particolari. Perché? Bene, questi sono i famosi vinarelli che caratterizzano un po' le manifestazioni artistico-culturali del nostro territorio. Che dire, 32 anni fa,
un gruppo di amici intorno ad un tavolo imbandito con del vino insieme a degli artisti pensarono a un'idea semplice quanto geniale per promuovere il nostro territorio. Come sapete, il nostro territorio ha una vocazione agricola, ma soprattutto ha una vocazione vitivinicola. Sapete che è una delle DOC più importanti dell'Umbria, la prima DOCG dell'Umbria, quindi tutto ruota intorno al vino. Cosa fare per promuovere questo territorio? Ecco l'idea. Facciamo della manifestazione culturale artistica legata al vino, il connubio perfetto tra territorio, arte e cultura. Queste opere poi vengono donate alla Proloco, la Proloco è autorizzata a venderle e con il ricavato appunto si vanno a restaurare opere, comunque vengono investiti sull'attività socio-culturale e artistica del territorio. Cari amici telespettatori, e proprio parlando di Temporary Shop, qui in Torgiano avrete l'opportunità di degustare, tra le tante cose, anche del buon cioccolato. E qui siamo con Marco dell'azienda Be Well, la fabbrica del cioccolato di Perugia, e stiamo qui perché stiamo seguendo la lavorazione di questo meraviglioso cioccolato. Un cioccolato di ottima qualità, materie prime eccellenti, è un po' questa la filosofia della nostra azienda e del perché abbiamo voluto realizzare questo sogno di aprire una fabbrica di cioccolato qui a Perugia, ma che fosse specializzata in prodotti di altissima qualità e soprattutto anche che rispondesse alle esigenze dei consumatori che hanno magari delle intolleranze. Abbiamo voluto anche riscoprire molte ricette della tradizione perugina, della scuola del cioccolato, diciamo, di Perugia. E tra questi abbiamo dei prodotti straordinari che adesso vi mostrerò insieme alla nostra collaboratrice Giulia. E allora andiamo a vedere anche come si lavora il cioccolato. Andiamo. Allora Marco, andiamo a vedere questa lavorazione mentre la nostra amica Giulia sta procedendo a questa lavorazione su degli stampi, giusto? Esatto, adesso sta realizzando delle tavolette, quelle che vedete lì, con un cioccolato molto particolare perché il cacao proviene dall'Ecuador, è un monorigine della qualità criollo, quindi la più nobile. Noi ci piace dire che quindi questo è un cioccolato, oltre che essere buono, fa anche bene, proprio perché ha dei valori quali come antiossidante. Ecco. La nocciola del Piemonte, che è un po' quello il classico, diciamo, del nocciolato al latte, quindi utilizziamo il cioccolato al latte come base, la nocciola intera del Piemonte esclusivamente, quella IGP e certificata, e questo ovviamente quando viene assaggiato e degustato dai nostri clienti la differenza si percepisce. Poi per finire questa cosa meravigliosa, che lo diciamolo, ricorda vagamente un qualcosa di conosciuto, ma in realtà si chiama, noi lo chiamiamo leggendario, proprio perché ricorda una leggenda, ma in realtà viene fatto, infatti come potete vedere non è che abbia una forma ben precisa perché vengono fatti a mano, ma soprattutto viene fatta una ganache fresca con panna e con la miglior pasta di nocciola sempre del Piemonte. Molti magari mangiano il cioccolato non sapendo quali sono le origini, da dove viene, come diciamo le differenze tra le varie piante, come viene coltivato e come viene lavorato, per cui abbiamo deciso di dedicare questo spazio che è proprio qui di fronte al nostro laboratorio, dove poter accogliere i clienti per un momento anche di formazione, di informazione, ma soprattutto per far degustare i nostri migliori prodotti. E poi per chi volesse c'è comunque l'opportunità di venirvi a trovare a Torgiano nei prossimi giorni al Temporary Shop che stanno allestendo l'associazione appunto Vivi Torgiano, che ricordiamo. Cari amici telespettatori, qui a Torgiano è giunta l'ora del pranzo e allora io, viaggiando un po' tra i vicoli, ho scoperto un qualcosa che mi riporta indietro nel tempo. Ecco, i tempi antichi. E allora io mi fermo proprio qui ai tempi antichi per andare a degustare delle prelibatezze proprio. E noi siamo qui con la nostra amica Gabriella, che è già responsabile di un'altra struttura recettiva, ma viene in apporto ai tempi antichi con le sue specialità fatte tutte in casa. Sì, sì. E anche con frutti del mio giardino, ci tengo molto a fare cose locali, che tra l'altro mi apprezzano i nostri clienti, e faccio anche dei liquori, marmellate, sottoli,
cipolline agrodolci di Cannara, e il morello con le more che abbiamo sempre in giardino, e marmellata di cotogne, che è una pianta che sta sparendo, marmellata di pesche, di prugne. E siamo con Assunta, titolare responsabile di questa struttura, i tempi antichi qui in Torgiano, e mentre Sava sta facendo questo lavoro molto interessante di tagliare le tagliatelle a mano, esatto, che noi facciamo regolarmente, fatte con uova, purtroppo oggigiorno non è che si possono prendere quelle dal pollaio perché non ce lo permettono, ma sono uova sempre di prima produzione, farina, acqua e manualità. Qui invece troviamo un tavolo imbandito di tante di quelle prelibatezze che fanno venire l'acquolina in bocca. Cosa abbiamo? Allora, partiamo da una polenta con le verdure campagnole che si trovano adesso, polenta con il cinghiale, pasta e ceci, e pasta e fagioli. Nella terra di Torgiano non poteva mancare un cenno al vino che è una produzione locale, come del resto anche l'olio e tante altre prelibatezze. Danilo, quasi sommelier, quale vino possiamo degustare? Beh, diciamo che appunto, come avete ampiamente ricordato, Torgiano è in primis famoso per il vino. Noi siamo zona di DOC, DOC bianca, DOC rossa e DOCG. È stata la prima DOCG istituita in Umbria da una nota cantina della zona dagli anni 60, quindi diciamo che con la polenta un bel DOC DOCG esclusivamente rosso con una bella percentuale di Sangiovese è l'ideale per la polenta, che sgrassa la bocca e rende il palato molto più pulito e piacevole. Cari amici telespettatori, noi qui dai tempi antichi di Torgiano concludiamo questa puntata immersa in tutte queste prelibatezze e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove saremo a Fontignano per scoprire insieme delle cose bellissime mai viste prima, come per esempio la riapertura della tomba del Perugino, e poi andremo a vedere come vengono realizzati i fuochi d'artificio. Insomma, una puntata da non perdere. Vi aspettiamo, a presto! Piros Fuochi Artificiali di Costa Fabio. Divertirsi in sicurezza si può grazie al rispetto delle più recenti leggi e regolamenti in materia. L'esperienza e le sofisticate attrezzature offrono giochi pirici, fantasie, colori, geometrie pirotecniche musicali per rendere indimenticabili matrimoni, anniversari, spettacoli in piazza, feste e qualsiasi altro evento. Rivolgetevi a Piros Fuochi Artificiali a Castiglion Fosco di Piegaro, strada Pievaiola, chilometro 20 e 300. Per i tuoi ricevimenti, per i tuoi meeting, per le tue cene aziendali o i tuoi pranzi da ricordare, Donna Sofia, per feste ed eventi, cerimonie e per tutte le tue occasioni importanti. Serate con piano bar, pizza napoletana cotta a legna, il classico panuozzo, piatti tipici di carne e pesce freschissimo e dolci della grande tradizione napoletana. Aperto tutti i giorni, chiuso la domenica pranzo. Donna Sofia la trovi in via Soriano 64, a Sant'Andrea delle Fratte, Perugia.